Ciao ragazzi, buongiorno. Nel video di oggi un progettino fai da te che vado a realizzare per sistemare tutte le scarpe che sono ammucchiate dietro la porta di entrata. Noi abbiamo l'abitudine di toglierci le scarpe appena entriamo in casa e quindi spesso capita che rimangono appunto nascoste dietro la porta d'entrata con l'idea che poi uscendo le andiamo a rimettere su, che poi in realtà si forma il mucchio e restano lì. Quindi ho scelto di realizzare appunto questo progettino per sistemare questo problema qui. Noi avevamo già una vecchia scarpiera, una sorta di scarpiera in bambù molto molto carina, che però i miei gatti hanno completamente distrutto e quindi adesso devo sostituirla con qualcosa di nuovo e ho pensato di realizzare appunto questo progettino fai da te riutilizzando delle vecchie cassette di legno, quelle della frutta. Ultimamente le cassette di legno le sto amando, le sto utilizzando per un sacco di progetti, sono davvero molto utili e si possono utilizzare in mille modi diversi, quindi veramente le sto adorando. Io le vado a recuperare nel negozio biologico dove appunto le utilizzano per il negozio e poi le buttano via. E le ho chieste e mi hanno detto appunto che posso prendere tutte quelle che voglio perché loro le buttano via. Ma adesso basta chiacchiere, vi lascio al tutorial. Ricordatevi prima di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, vi lascio al tutorial. Una volta trovate le cassettine di legno, vado a rimuovere le graffette in ferro da un lato più lungo della cassetta, soltanto uno dei lati più lunghi della cassetta. Per farlo mi aiuto prima alzandole con un cacciavite, poi se riesco a tirarle via direttamente così le tolgo col cacciavite, altrimenti mi faccio aiutare anche da una pinza. Come vedrete, questo progetto DIY è davvero molto molto semplice, non per niente lo sta realizzando mio figlio. Vado prima a togliere le graffette laterali, quelle attaccate ai due angoli della cassetta, e poi allo stesso modo vado a rimuovere anche quelle che invece sono attaccate alla base della cassetta. Queste graffette sono un po' diverse, in ogni caso vado sempre ad alzarle prima con il cacciavite e poi a rimuoverle a mano o con la pinza. Per evitare di farvi male alle mani, potreste anche indossare, per esempio, dei guanti da muratore nel caso vi scivoli il cacciavite. A questo punto, dopo aver tolto il lato della cassetta, vi renderete conto che gli angoli sono staccati dalla base, quindi risolvo il problema semplicemente andando ad inchiodarli. Uso un chiodino per attaccarli assieme. Una volta piantati i due chiodini sui due angoli della cassettina, ripeto la stessa operazione per tutte le cassettine che ho deciso di utilizzare. Io ne ho scelte di utilizzare 6 grandi e 2 piccole. Adesso c'è la parte più divertente perché vado a dipingere le cassettine. Io ho scelto di dipingerle in bianco e per farlo utilizzo una vernice ad acqua di color bianco opaco, appunto. Coloro bene tutti i lati della cassettina, il fondo, i quattro angoli, sia all'interno che all'esterno. Passo quindi il colore su tutta la cassetta e poi, se necessario, ripasso una seconda volta per rendere il colore più pieno e uniforme. Aspetto che si asciughi il colore un 24 ore e poi prendo della colla. Io in questo caso ho scelto di utilizzare l'attaccatutto
la applico sui quattro angoli e ci incollo sopra le cassettine una alla volta. Questa è la parte superiore, infatti come vedete ho incollato la cassettina più piccola a quella più grande, e ora vado a fare la stessa cosa anche con le altre due cassettine. Queste due sono entrambe grandi e vado ad incollare alla fine anche le altre due cassettine che avevo incollato pochi minuti fa. A questo punto aspetto che la colla sia completamente asciutta, ci vorrà forse un po' di più, e poi la mia scarpiera è pronta. Questa, come vedete, è la mia vecchia scarpiera che è stata completamente distrutta dai gatti, e vado a sostituirla con quella nuova. La parte inferiore la utilizzo, come vedete, per riporre le scarpe, mentre la parte superiore, forse non riuscite a vederlo, ma lo utilizzerò per appoggiare le mie piante. In queste cassettine è possibile inserire due paia di scarpe per ogni cassettina. E niente, con questo è tutto. Avete visto che il progettino è davvero molto molto semplice, davvero lo può realizzare chiunque. Adesso però tocca a voi, aspetto sotto tutti i vostri commenti. E niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!